Mister, quanto rammarico c'è per un secondo tempo giocato alla grande, devo dire? Squadra corta, 30 metri, tambureggiante, avete avuto le vostre occasioni, avete rischiato i primi 5 minuti, doveva un attimino registrare la squadra, poi però perfetti. Diciamo che c'è rammarico soprattutto in vista del fatto che nella partita di ritorno un pareggio con gol qualificherebbe i nostri avversari, però va così, oggi è importante fare una buona prestazione, l'abbiamo fatta dando spazio a tanti ragazzi che magari in campionato hanno trovato meno spazio e la risposta giusta è quella che hanno dato oggi facendosi trovare tutti pronti e questo è lo spirito giusto della squadra, abbiamo provato a giocare a calcio anche su un campo dove non era particolarmente facile, peccato per le occasioni mancate ma comunque il calcio è questo, adesso archiviamo 15 giorni questa parentesi e concentriamoci sul campionato. Anche perché infatti venivo proprio da questo punto di vista, viene questa sfida in mezzo a due grandi sfide, sia per loro perché hanno il team Nuova Florida, sia per voi, trasferta a Ciampino al Superbe. Sì, 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 sicuramente sì, ma il nostro girone propone ogni settimana tanti scontri al vertice, domenica andiamo ad affrontare una squadra sicuramente dall'ottimo valore con tanti giocatori di esperienza, ma noi andremo lì per cercare di fare la nostra partita, cercando di andare via senza rammarico, avendo giocato tutte le nostre carte e poi quello che succederà lo vedremo alla fine dei 90 minuti.